Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, bentornati in questo primo e unico video della domenica. Ho 6 domande in questo Sailor Ask, giustamente tra persone che me le hanno fatto su Facebook, sulla pagina del mondo di Sailor Moon, YouTube e basta. Ecco le prime domande. Non ho avuto tempo perché sto preparando oggi, dopo questo video, devo registrare un video che domani ritornerete, visto che sono un po' impegnato con lo studio, quindi mi voglio avvantaggiare a registrare. Ma iniziamo subito il Sailor Ask. Come sempre, come vi invito sempre, potete farmi anche voi le domande sotto questo video, che la prossima domenica io ve ne risponderò. La prima me la fanno i youtubers dei Company of Nerd Team, e questa è l'ask. Ovviamente ricordo anche un'altra cosa, l'asterisco Sailor Ask o asterisco Ask, e poi mi fate la domanda sotto il video. Poi ve lo dirò anche nelle live della pagina del mondo di Sailor Moon. I due youtubers di Company of Nerd Team mi fanno questa domanda. Asterisco Ask: se dovessero fare un videogioco sulle Sailor, su che genere lo vorresti? Esempio, vedere quale marchio di sviluppo vorresti che lo sviluppasse. Allora, ragazzi, i youtubers, amici di Company of Nerd Team. Allora, un videogioco sulle Sailor? Sì, c'era tanti anni fa, c'era, però non mi piacevano. Un stile alla Tekken mi piacerebbe vedere. Sì, c'era stato già negli anni 90 roba simile, però vorrei una cosa simile tipo storia, come Sailor Moon Drops nel telefonino, e quindi voglio una cosa tipo storia, ovviamente, da sbloccare per le guerriere, le varie storie come Sailor Moon Drops, che parte dal primo arco, Alpha, l'ultimo arco. Quale marca di sviluppo vorresti che lo sviluppassero? Probabilmente io sono affezionata alla Bandai o alla Namco, che Namco sono la casa produttrice di Tekken, una di queste due. Perché mi sembra che è la stessa cosa, Namco e Bandai, ora non mi ricordo, comunque mi sembra sono due cose separate. Spero di aver detto, di aver risposto alle tue domande e di avere alle vostre domande, perché se queste domande sono state riempite, se erano quelle che volevate sentire. Passiamo a un altro youtubers che mi ha fatto questa domanda. Chiedo scusa, la tosse. Framover Mattes Channel. Matteo mi fa Ask, asterisco Ask. Ti piacerebbe una vita corta ma intensa o una vita duratura ma monotona? Questa è una domanda che non riguarda il mondo Sailor. Allora, una vita corta ma intensa o una vita duratura ma monotona? Ma fino adesso la mia vita è monotona, Matteo, e quindi un po' mi sto annoiando. Vorrei duratura ma monotona, una vita corta ma intensa. Avrei preferito una vita corta ma intensa, vorrei. Spero, Matteo, la domanda sia fatta, sia la risposta sia quella che intendeva la tua domanda. Allora, dalla pagina degli ultimi due domande, perché l'ultima persona mi ha fatto 3 domande. Oggi la penultima domanda è di un ragazzo che sotto la mia live sulla pagina del mondo di Sailor Moon mi fece questa domanda.
Emanuel Marzullo. Ho letto che uscirà la serie Crystal in italiano, sai quando? Allora, Emanuel, la serie ancora non si sa quando, il giorno esatto, ma sappiamo solo, come tutti, che uscirà a dicembre 2016 su Rai Gullo. Questo io so, quindi io penso sulla metà o verso metà dicembre probabilmente, o probabilmente anche all'inizio. Questo sono delle mie ipotesi, ma io su questo non lo posso dire perché non so, non è stato lasciato ancora niente la Rai del comunicato. Io so solo che stanno ancora cercando i doppiatori e penso che metà o fine dicembre probabilmente, o addirittura se ne parla anche inizio del 2017, non sappiamo ancora. Spero, Emanuele, ti ho risposto alla domanda. Ieri hai detto di sì, sulla live nella pagina Mondo di Zero Moon. Un'altra persona del Mondo di Zero Moon che si chiama Valentina Nonna Salice Medea Picchianti mi ha fatto questa domanda, ovviamente nella live che ho fatto stamattina nel Mondo di Zero Moon. La prima domanda di Valentina è la seguente: qual è il tuo cattivo, tra virgolette, preferito, considerando tutte le serie di Sailor Moon anni 90? Allora, anni 90, visto che Crystal siamo arrivati alla terza arco, il cattivo preferito io penso Galaxia, Sailor Galaxia. Sailor Galaxia penso sia di tutti i nemici di Sailor Moon, essendo anche l'ultima, ma anche quella più malvagia e più cattiva rispetto agli altri nemici. Galaxia ha un finale diverso nel manga, questo lo devo scoprire quando lo inizierò a leggere, mentre nell'anime degli anni 90 invece no, diventa buona e ritorna eccetera eccetera, come sapete. Io penso che lei è la più cattiva di tutta, la più infame si potrebbe dire. Considero Sailor Galaxia anche quella più superba e egoista, o probabilmente quella più sadica, come si dice, sì, insomma, quel termine lì. No, comunque Sailor Galaxia è davvero cattiva. Quando rubi i semi di stelle, tutte le Sailor del sistema solare, rimanendo quello di Usagi, quello degli anni, degli anni 90, lì mi ha fatto rabbia. Però la cattiva in questo caso che preferisco è lei, Sailor Galaxia. La seconda domanda di Valentina è questa: io ho amato molto la terza stagione di Crystal. Tu hai preferito la trasposizione di Crystal per quanto riguarda la terza serie o quella degli anni 90? Lei dice se io ho delle preferenze tra la terza serie Crystal e la terza serie anni 90, se non un Super S. Se non un S, Super S è quella dell'Arco 3. Cara Valentina, io considerando dopo tanti anni, appunto, ho visto questa, considero la mia preferita la terza serie di Crystal. Perché? Innanzitutto perché le Outer Searchers vengono rivalutate, cioè vengono fatte vedere in modo, la loro vera storia è quella, soprattutto se lo Pluto che può usare i poteri speciali della Garnet Orb, come la Garnet Ball e un altro che si chiama Dark Close Door, roba del genere. Questi sono poteri, appunto è un altro potere, Kronos Typhoon, che questi sono questi tre poteri negli anni 90 non erano mai fatti vedere. Io ho preferito Crystal proprio perché Kronos Typhoon è stato fatto vedere come
negli anni 90 e in Crystal è stato fatto vedere Submarine Reflection e Space Blaster, penso, World, ora non mi ricordo bene come si dice, chiedo scusa, e come Uranus e Neptune negli anni 90 avevano fatto vedere i loro poteri di talismani, Kronos Typhon e Garrett Ball sono altri poteri di Zero Pluto che può usare grazie alla Garnet Orb, perché davanti a me c'ho la Garnet Orb Snowball, la palla di neve praticamente. Non so se hai visto ieri sulla pagina Mondo di Zero Nu Valentina eccetera eccetera, comunque te l'avevo detto che ti rispondevo le domande. E l'ultima domanda di questo Zero Ask di questa settimana me la fa sempre lei, Valentina, e mi fa un'altra domanda seria. Allora, la terza domanda è: cosa ti aspetti da un'eventuale quarta stagione di Sailor Moon Crystal? Cosa mi aspetto dall'Arco Dream in versione Crystal? Questo è il senso. Allora, Valentina, io mi aspetto che... Io l'ho letto il manga. L'Arco Dream l'ho letto. Cosa mi aspetto dalla versione... Sì, dall'eventuale quarta stagione. Il finale. Tra il combattimento tra Super Sailor Moon, le Super Senshi, contro Queen Nellenia, la regina Nellenia, io mi aspetto il finale, perché come devi sapere Valentina, negli anni 90 quel tram, quei sei primi episodi di Sailor Moon Stars erano una trama filler, cioè riempire un buco, uno spazio vuoto, vuol dire filler. E ovviamente Nellenia non è che diventa bambina e ritorna nel passato, lì è stata fatta vedere quel spin-off in maniera diversa. Nel manga invece ha un finale molto diverso, se non te lo posso dire. Ti consiglio di leggere l'arco Dream oppure di aspettare il quarto arco in versione Crystal. Bene ragazzi, grazie Valentina, Emanuel e youtubers di Company of Nerd, uno mi sembra si chiama Marco e un altro Antonio, i youtubers di Company of Nerd, e Framover Matte Channels, che è Matteo. Io chiudo qui l'ask intervista, e se loro ask volevo dire. Aspetto ovviamente per la prossima settimana, domani ci sarà un video di un vecchio ritorno nel mio canale che riguarda ovviamente il mondo Sailor. A differenza del Sailor Test che è chiuso, ritornerà il Sailor Planetario finalmente. Ho avuto un po' di tempo e adesso devo registrare dopo questo video, però lo vedrete domani lunedì 17 ottobre. Questo ha Sailor Planetario, continuiamo, finalmente posso ancora concludere la parte del sistema solare, la parte in generale, che poi da questo video che farò poi ci sarà, si parlerà di pianeti questa volta, perché è davvero lungo. Bene, noi ci vediamo quelli di Sailor domani, mettete i pollici in su se vi piace questo video, trovate nell'info box tutto, Telegram, c'è un canale Telegram, scrivete il mondo di Sailor Moon o Sailor Moon Fans, c'è un gruppo Telegram, per adesso siamo 6 cristiani. Se volete fare domande le potete fare sotto. Ciao ragazzi, ciao!